Alberto Ribolla, vicepresidente della Sirtec Nigi, società che è presente in Russia già da diverso tempo. Parliamo un attimino, ecco, della vostra esperienza nell'ambito del settore energetico. Noi abbiamo un'esperienza piuttosto lunga e consolidata con il mondo russo e siamo presenti direttamente sul mercato russo oltre come esportatori ormai da diversi anni. Devo dire che la relazione è sempre stata ottima con i più grandi player del mercato dell'oil and gas all'interno del paese. È chiaro che questa situazione di incertezza relativa a sanzioni e loro interpretazione non agevola evidentemente il rapporto dei due paesi. Io credo sia impensabile che l'Europa possa fare a meno della Russia e che la Russia possa fare a meno dell'Europa. E all'interno dell'Europa credo che l'Italia, secondo paese manifatturiero esportatore, sia un key player all'interno poi della geopolitica mondiale e continentale. Ecco, secondo lei l'Europa può ancora permettersi di fare a meno della Russia quale fornitore di risorse energetiche strategiche? Ma noi siamo troppo collegati, di fatto. Il continente euroasiatico è un continente unico, diviso poi da sinistra verso destra sul mappamondo da culture gradatamente diverse, una parte della Russia in Europa, quindi io credo che il legame così intimo, anche culturale, per quanto magari non in maniera così apparente, ma è profondo il legame tra i vari paesi, quindi penso che siamo necessariamente, felicemente obbligati a collaborare.